Scandicci alla Fondazione Don Carlo Gnocchi, dove possiamo ammirare uno dei più bei capolavori di Silvestro Pistolisi, un'opera della sua maturità, poco prima della sua scomparsa, forse l'ultimo grande lavoro che ha eseguito, e dove possiamo vedere la scuola annigoniana, la profondità, l'intensità delle espressioni dei volti. Don Carlo Gnocchi, con la carità che esprime verso i bambini mutilati dalla guerra, vediamo sullo sfondo questo paesaggio vaporoso della distruzione della guerra, i malati e queste 100 figure dove vediamo che ognuno è diverso dall'altro. Quindi ogni persona rappresentata è rappresentata con i suoi drammi, con le sue ferite, con le sue emozioni, con i suoi difetti fisici. Quindi un omaggio alla gente, un omaggio alla tribolazione della vita, dove c'è il riscatto della luce, dove c'è la benedizione divina, Don Gnocchi illuminato, e vediamo qui che fanno eco alla luce e ai breviari, ai libri che sono raffigurati, dove ci sono comunque citazioni annigoniane, a Benedetto Annigoni, e vediamo le farfalle, queste farfalle con le rose, le farfalle che volano verso la luce, segno di leggerezza. Non dimentichiamo che in greco psiche vuol dire farfalla e vuol dire anche anima, quindi c'è sicuramente un riferimento all'anima, alla leggerezza, alla luce che bacia le figure e che ci ispira verso il bene, verso valori che forse oggi sono persino purtroppo desueti, in un mondo dove sono rimaste solo le macerie. Invece Pistolisi ci fa capire e ci fa apprezzare la semplicità dell'essere umano attraverso i più piccoli dettagli, i più piccoli tratti, la meraviglia del volto umano. Di fronte invece a una cultura oggi che è diventata la cultura dell'arte dell'installazione, iconoclasta, la cultura del gesto, dove si enfatizza il gesto e non si enfatizza più invece il volto, lo sguardo, la potenza comunicativa dell'essere umano, nelle sue debolezze, nelle sue virtù e nell'esistenza di ogni giorno, che è questa la meraviglia. La meraviglia è l'esistenza in un mondo che è comunque baciato dalla luce divina, dove il bene viene incontro alla sofferenza e alla distruzione attraverso un uomo buono e santo come Don Gnocchi. Evviva Pistolisi, evviva l'arte figurativa.